Orei King, Gennaro Casillo, al 2 Notte di Luna Spin, Maurizio Pieve, 3 Omega d'Alfa, Marcello Di Nicola, 4 Iper Rock, Flavio Martinelli, 5 Ohan de Greppi, Alessandro Moretti, 6 Nadir De Venti, Salvatore Mattera, 7 Oracle Dulac, Federico Esposito, 8 Olivias Edoardo Baldi. Prende velocità l'autostart. Lo stacco lungo la corda Ray King attaccato da Notte di Luna Spin. L'esterno è veloce anche Ohan dei Greppi insieme a Nadir dei Venti. Notte di Luna al comando su Ray King, a largo Ohan dei Greppi, più all'esterno Nadir dei Venti, a contatto anche Iper Rock, poi Omega d'Alfa, Racco di Laca all'esterno, Livias in coda. Juan De Grippi va su Notte di Luna Spin, dopo 3.50 passa in vantaggio, 13.5-200 iniziali, il quarto va via in 29, Juan De Grippi al comando, Nadir De Venti che incalza, in corda Notte di Luna davanti a Ray King, a largo Iper Rock, Nadir De Venti va su Juan De Grippi e dopo 600 metri è nuovo battistrada, Nadir De Venti, Juan De Grippi, Notte di Luna, Iper Rock all'esterno, nella scia di Iper Rock, ma a intervallo Racle Dulac che è seguito da Olivia, si corda da Orei King, chiude il gruppo Omega d'Alfa, Iper Rock va a far coppia con Nadir De Venti a 1.400 dalla conclusione, 58.6 primi 800 metri, in bocco della penultima curva, gruppo disposto in doppia fila, Nadir e Iper Rock su Ohan De Greppi, Oracle Dulac, Notte di Luna Spin, Olivias, ancora Orei King e Omega d'Alfa, il primo chilometro 1.13.6. Completata anche la seconda curva con Nadir e Iper Rock in coppia. 1.28.5 e 1.200, Nadir alla corda, Iper Rock che attacca, poi Oracle Dulac, il cedimento di Ohan De Greppi. 800 metri al termine con Nadir De Venti che per il momento ribatte colpo su colpo all'offensiva di Iper Rock, Oracle Dulac, spettatore molto interessato, seguito da Olivias che ora si butta di dentro all'interno di Oracle Dulac. Mancano 600 metri al termine, il miglio in 1.57, Nadir al comando, Iper Rock all'esterno, di dentro Olivias, a largo Oracle, poi ancora Notte di Luna Spin, mancano 400 metri al termine, Nadir De Venti in vantaggio, Iper Rock che ha perso qualche battuta all'esterno, in terza ruota Oracle Dulac. Di dentro Olivias, retta di arrivo, Nadir in vantaggio, Olivias che trova l'aria per scattare su Nadir, a centro pista Oracle Dulac, Nadir in vantaggio, Olivias che attacca, Olivias che insiste, passa in vantaggio, sbaglia Nadir dei Venti, Olivias che vince, poi sul filo Nadir ancora secondo, c'è quell'incertezza bella pesa, Oracle Dulac che potrebbe essere secondo sull'eventuale squalifica di Nadir dei Venti. Ha fatto un passo, ma la sensazione, ora vorrei anche rivederlo, la sensazione sia proprio un passo di galoppo, però, ripeto, dal vivo si può sbagliare. Olivias, la vittoria non è in discussione. Edoardo Baldi in salchi, Alessandro Baldi al training, raddoppio per Alessandro nelle vesti di trainer, i colori della scuderia Baldi Group, poi Nadir dei Venti, Oracle Dulac è per il quarto, che potrebbe essere terzo, c'è foto stretta fra Orei King e Notte di Luna Spin, nel mezzo anche Omega d'Alfa. Aspettiamo di decidere qualsiasi cosa, perché insomma c'è da vedere ci sono da vedere gli ultimi 100 metri di Nadir dei Venti, quindi aspettate, come sempre vi diciamo tra l'altro, l'ordine d'arrivo ufficiale. Eccola ancora, ecco, vedete, ha confuso il passo, però nel momento in cui lo confonde è coperto da Olivias. Non saprei, sinceramente non saprei. Aspetta la giuria, ci sono apposta.